Eccoci qua ragazzi, buonasera e benvenuti alla nuova puntata della carrellata della Serie A e ultima puntata del 2023, visto che l'anno vecchio sta per finire. E ci andiamoci a riassumere tutte le partite giocate in questa 18ª giornata di Serie A. Ora adesso si parla di calcio giocato. Allora, incominciando subito con Fiorentina-Torino 1-0 per la Viola, Napoli-Monza 0-0, Genoa-Inter 1-1, Lazio-Frosinone 3-1 per la Lazio, Atalanta-Lecce 1-0 per l'Atalanta, Cagliari-Empoli 0-0, Udinese-Bologna 3-0 per l'Udinese, Milan-Sassuolo 1-0 per il Milan, che io, seguendo un po' la partita, ho visto e ho anche sentito che ha segnato Pulisic, nonostante che mi sono guadagnato un punticino al fantacalcio, che poi l'ho acquistato all'asta di riparazione. E poi Verona-Salernitana 1-0 per la Salernitana, e l'altra partita terminata Juve-Roma 1-0 con il gol di Rabiot. Se non avete visto il post partita del video precedente, andatelo a vedere. E quindi ragazzi, adesso che ho riassunto tutte le partite che sono state giocate in questa 18ª giornata di Serie A, e quindi adesso questa volta già sapete tutti che questo è l'ultimo video del 2023. E quindi la carrellata ve l'avevo promesso appunto nel post partita di Juve e Roma, e alla fine ve l'ho portato, l'ultimo video del 2023 della nuova puntata della carrellata della Serie A, che ci sarà nell'anno prossimo, quando poi dovremo digerire tutto quanto il cenone di Capodanno tra la notte di San Silvestro e all'inizio del nuovo anno, che ci può, sperando che questo 2024 ci porta altre nuove emozioni, soprattutto per quelli che l'hanno vissuto sia in vita privata, c'è chi, quelli che hanno vissuto, che hanno fatto tante cose, c'è chi si è laureato, c'è che è promosso, c'è chi è andato male, potrebbe esserci qualche bocciato, chi ha superato la maturità e chi ha preso soprattutto la patente, almeno per tirarsi fuori qualche soddisfazione. E queste sono cose che appunto sono accadute in questo 2023 in cui abbiamo vissuto. E questa volta io volevo appunto raccontarvelo a voi di quello che cosa abbiamo fatto in questo anno del 2023. E quindi ragazzi, buon anno a tutti, buon 2024, e sperando che questo 2024 ci porti un altro anno migliore rispetto al 2023. E quindi ragazzi, io con questo video e altra puntata della carrellata lo concludo. E quindi, se il video è piaciuto, lasciate mi piace, commentate, iscrizione al canale, mettete la campanella. Quello spesso è tutto, e noi ci vediamo al prossimo video nel 2024 con un'altra puntata della carrellata della Serie A. Alla prossima e buon anno a tutti.